Amici di Sport a Chilometro Zero, ben ritrovati, siamo con il professor Marco Bulletti, preparatore atletico della Siena Lunghese, per parlare soprattutto di come si svolge il lavoro di preparazione nei dilettanti, che sicuramente non è cosa facile per cercare di avere una squadra che mantenga la forma per un campionato comunque lungo e difficile. Intanto Marco, grazie di essere venuto qui da noi a Sport a Chilometro Zero. E quindi, da calciatore, si parlava prima, hai avuto modo di fare il portiere. Sì, calciatore è un parolone, però sono provato, diciamo, sono divertito, ho fatto tante amicizie, ho conosciuto tanta gente, sono stato bene, è stata un'attività in più rispetto allo studio che ho portato avanti fino a 25 anni, quando poi ho iniziato, diciamo, a compiere quello che vorrei che fosse il mio mestiere. Allora, Ad arrivare. Intanto ti ha convinto Laurenzi, insomma, quando a Pescaiola qualche anno fa c'è stato un cambiamento di banchina con l'arrivo di Laurenzi, e quindi ti ha convinto, insomma, in qualche modo a dargli una mano proprio su quella che era la tua preparazione. Andrea è stato sempre il mio, perché mi ha allenato prima da portiere, quindi lui mi faceva allenatore portiere. Poi mi ha iniziato ad allenare, ma io ero ancora giocavo, e poi dopo, quando eravamo lì a Pescaiola, mi disse il Fassuano, voglio iniziare ad allenare. Poi ci fu la possibilità prima e abbiamo iniziato questa collaborazione che poi è durata 4-5 anni, che abbiamo fatto tutto Pescaiola, abbiamo fatto San Giustino. Sono stati 3 anni in Sudano. Sì, sono stati anni importanti, abbiamo fatto sempre bene, purtroppo ci è riuscito a vincere, è mancato l'anno scorso. Sì, però comunque i risultati sono dalla vostra parte. Sì, abbiamo fatto spesso playoff, abbiamo fatto. Adesso una curiosità, ma uno che fa il portiere al limite, diciamo, nella statistica, maggior parte fa l'allenatore dei portieri, invece. Ma ho fatto anche quello, però mi piace anche quello, perché poi ho un rapporto uno a uno, quindi curi solamente una persona, ti adatti a quelli che sono maggiormente le sue caratteristiche, in modo più di realizzare un lavoro, quindi è anche il rapporto personale che comunque si forma con un portiere, è anche una cosa bella, importante, che con la squadra si fa un pochino più fatica a instaurare, purtroppo. Però sì, però poi, diciamo, mi piace allenare la squadra, anche poi stare con i ragazzi, a me sembra una domenica poi nella partita, sì, poi ma poi anche i rapporti interpersonali che si formano sono molto importanti, cioè a questi livelli, in queste categorie, ho avuto la fortuna di conoscere tanti amici soprattutto. Quindi, poi immagino che in questo momento a Siena Lunga sicuramente c'è un ambiente bellissimo, i ragazzi tutti giovani, fantastici, hanno voglia di allenarsi, sacrificio, l'allenatore è... Lo scopro io, Stefani è veramente preparato, quindi con lui sarà la possibilità di imparare tante cose, di anche che escono da quello che è il mio lavoro, e poi devo dire mi lascia grande libertà di lavorare, cosa che non sempre è possibile comunque, perché l'allenatore comunque è a capo di uno staff, quindi il nostro lavoro soprattutto secondo me deve essere subordinato a quello di un allenatore, e anzi deve andare a completare quello che magari è anche l'allenamento di un allenatore, cioè un preparatore secondo me atletico, quelli più bravi sono quelli che riescono anche a calibrare il loro allenamento sulla base di quello che è l'allenamento che svolge l'allenatore. Non è facile, perché poi le strumentazioni sono quello che sono, quindi anzi non ci sono. Comunque è importante l'impegno e comunque riuscire a far bene. E noi quando sentiamo di parlare di preparazione più o meno pesante, a secondo di quelli che sono gli obiettivi della squadra, della società, come possono cambiare? Ma diciamo che la preparazione comunque è... si cerca sempre di mantenere un livello costante di preparazione, ovvero si cerca sempre di far mantenere una condizione medio alta alla squadra, poi magari ci sono durante l'anno dei momenti in cui invece che l'80 è al 95%, ma si cerca magari di non scendere sotto l'80-85% della condizione del giocatore, quindi diciamo che si cerca di creare, di fare una preparazione in modo tale che questa riesca a mantenere più costante possibile il livello di allenamento di un atleta. E soprattutto, cosa ancora più importante, è quella di cercare di limitare gli infortuni di un atleta, cioè
qualche modo di monitorarlo. Quello però è ancora più difficile, insomma, perché anche lì si torna lì, le strumentazioni sono quelle che sono, però magari si cerca di far fare, io atto una tabella individuale da compiere pre-allenamento per i ragazzi e magari cerco, mi baso sugli infortuni pregressi, mi baso sugli infortuni più comuni del calcio, cerco di far fare di far fare anche degli esercizi che possano cercare di limitare al massimo il rischio di infortunio, perché poi l'infortunio, oltre che non avere a disposizione il giocatore per quella settimana, gli fa perdere anche la condizione, cosa che poi durante l'anno è ancora più difficile ritrovare, perché dopo lo devi rimettere dentro e all'inizio non sta bene, quindi la squadra ha una perdita doppia, oltre che non aver avuto un giocatore, poi lo devi rimettere dentro per fargli recuperare la condizione, quindi è tutto questo che dici, sicuramente è più difficile nei dilettanti, specialmente nel momento in cui si deve iniziare questa preparazione, perché ci sono giocatori che non si allenano da 3 mesi e mezzo, 4, si andiamo a calcolare i tempi quando finisce il campionato e quando si quindi prende. Più su si va e sicuramente più è facile poi ritrovare un giocatore che quando riparte la preparazione è già in condizione, perché magari ha trasmesso un mese e poi all'interno di un mese comunque si hanno svolto una tabella di allenamento. Io devo dire che a Sinalunga sono fortunato perché c'è dei ragazzi che hanno lavorato. Cioè, anche d'estate hanno lavorato e l'ho trovati già. L'ho trovati pronti, l'ho trovati. Però diciamo che questo è una cosa da tenere conto e in considerazione quando si fa una preparazione, perché poi iniziare subito, magari con esercitazioni troppo intense, perdere magari per una settimana 3 o 4 giocatori, si torna lì, un giocatore che non si allena è un danno doppio. Se poi fai le esercitazioni più intense per guadagnare tempo, poi c'hanno infortuni e perdi il doppio, credo che non sia una cosa in maniera equilibrata. Sì, soprattutto la progressione dell'allenamento, anche la progressione dell'intensità, penso che sia importante. So che hai fatto la preparazione anche per atleti di altre discipline. Sì, diciamo che a parte che nella mia esperienza a palestra si tratta di parlare un po' con tutte le persone, quindi mi è capitato golf, ciclisti. Però soprattutto poi mi sono dedicato anche al tennis per vari circoli, ho lavorato sia allo Junior che al CT Arezzo, ho collaborato con loro, quindi è stata una bella esperienza, perché poi confrontarti con sport diversi comunque ti porta a far ragionare la mente, comunque a mettersi un attimo nel moto, perché poi non è che sia niente di complicatissimo per chi ha comunque un livello di studio buono e perché ha delle basi di studio, perché poi basta guardare un modello prestativo di un atleta e da lì si risale a quelle che sono le qualità più importanti da allenare o meno. Poi magari si fa una distinzione fra allenamento giovanile e allenamento per gli adulti o per... siccome adesso stavo notando, non ci pensavo proprio, stavo notando che parli con tanto entusiasmo, hai sicuramente un buon livello di studio, hai una buona esperienza, quindi a questo punto la domanda è scontata: quali sono i tuoi obiettivi? E i miei obiettivi futuri sono quelli che magari il calcio possa essere l'unica attività che faccio, quello che mi piacerebbe. Proviamo a saltare lì e magari crescere e avere successo. Sì, diciamo che ci sto anche provando, perché poi vediamo, c'è il corso del commerciale da fare, quindi guardiamo un attimo anche con quelli. Noi lavoriamo di tutto cuore e un grosso in bocca al lupo perché tu possa riuscire quello che tu desideri. Quindi ti ringrazio nuovamente per essere stato qui con noi a Sportaccio e ringrazio quanto ci hanno seguito per tutti. Grazie a tutti. Grazie e grazie a lei. E continuate a seguirci.